Ma la cosa strana è che ogni volta che parliamo di un naufragio, sembra l'ultimo. Non è vero. È solo l'inizio. Ogni naufragio è l'inizio di un'altra vergogna. Da contro alle barche che vengono riconsegnate dalla guardia, respinte in mare dalla guardia costiera maltese, alla Libia, tranquillamente. Ma sta succedendo quasi ogni settimana come se la cosa fosse di un normale. Le persone che tornano in Libia ti ricontattano e ti dicono: no, ti abbiamo chiamata e ci hai riconsegnato alla Libia. Ragazzi, non sapete quanto è difficile? Sapete quanto è difficile spiegare ai migranti i vari accordi? Sapete che a queste persone ne frega un cavolo dei nostri accordi e di quello di questi incontri tra i potenti, insomma, che firmano degli accordi bilaterali? Che bella questa parola, sembra proprio qualcosa di bello invece. Spiegare ai migranti cosa sono le acque SAR, spiegare ai migranti che cosa sono le acque territoriali, quelle internazionali, e spiegare loro: guarda, voi non eravate in acque italiane, insomma, sì, cioè eravate distanti, acque internazionali, sì, è vero, c'era un mercato vicino, è vero, Roma poteva anche dare la possibilità a voi di arrivare in Italia. Malta poteva anche farlo, non lo hanno fatto, ma non sono io che ho chiamato la Libia. Spiegare alla gente che le centrali operative sono un unico corpo è davvero difficile. E in questo periodo la cosa sta peggiorando. E vi dico che continuare a dire alla gente e mentire dicendo che i soccorsi arriveranno, perché bisogna mentire? Ecco, perché bisogna mentire? Bisogna mentire per gestire lo stato di panico a bordo. Bisogna mentire per non far arrivare queste persone ad una rissa a bordo. Bisogna mentire per dare speranza. Se si deve proprio morire, è meglio morire con la speranza fino all'ultimo secondo. Se proprio si deve morire, tante volte quando perdiamo un caro ci chiediamo: ma ha sofferto prima di morire? È meglio dare una speranza fino all'ultimo secondo. E se quella nave non arriverà mai, almeno hanno vissuto fino all'ultimo secondo con la speranza che qualcuno poteva arrivare lì. Ecco, io forse vi incontrerò in altre frontiere e vi dico che l'unica cosa di cui dovete armarvi è l'ironia. Guardate che questa gente in frontiera poche volte piange. Credetemi, poche volte piange. Piange quando c'è un morto, ma quando sta al freddo, quando sta per morire, continua sempre a dire delle cose che io dico: ma veramente, cioè, questa è la dimensione umana? Cioè, noi esseri umani possiamo fare questo quando arriviamo a toccare proprio il fondo? Scherzano sul fatto: ah, se muori tu prima, cioè, dico alla tua famiglia che ti sei sposato l'altra e non l'hai mai comunicato. No, se muori tu prima, dico che tradivi tua moglie. Credetemi che fino all'ultimo secondo queste persone ironizzano su quello che vivono tutti i giorni. Perché credetemi, la salute mentale di queste persone si autocurano. Ma vi sembra che c'è uno psicologo in frontiera? Una persona che sta lì in frontiera tra i due fili spinati a dirgli: guarda, non impazzire, anche se sei bloccato qui da 2 settimane, anche se stai per morire di fame, di freddo, per i pestaggi, per la polizia che porta i cani e che scioglie i cani e che fa andare questi cani verso donne incinte al 9° mese, all'8° mese, tranquillamente, contro uomini, donne, bambini, non è importante. Ma succede. In Bulgaria succede, è la norma in Bulgaria usare i cani. Cioè, io faccio accoglienza a persone che arrivano in Serbia e la prima cosa che ti dicono, dopo che ti salutano, ti dicono: sorella, guarda, guarda, guarda. C'è il gesto di alzare subito i pantaloni per dire: guarda, guarda le prove di quello che hanno fatto. Quindi c'è la moda. Ogni paese ha la sua moda e le mode cambiano. Ogni anno c'è un tipo di repressione diverso. Quindi, come abbiamo l'imbarazzo di scelta sul come morire su queste frontiere, ci sono anche le nuove mode. Io ogni volta che vado verso qualche frontiera incontro i migranti e dico: ma la moda di quest'anno che è? Che stanno facendo? Come si stanno organizzando per reprimere questi criminali che attraversano queste frontiere? E loro ti dicono le novità. Mio cugino, quando è passato da qui, mi ha detto che usavano i manganelli.
Poi un altro mio cugino mi ha detto che usavano la corrente elettrica. Poi quest'anno abbiamo trovato anche i cani. Ecco, questa è l'Europa. E a noi spetta difenderla. Come? Non difenderla da queste persone che stanno arrivando. Cercare di mantenere questa Europa umana. Raggiungere un obiettivo, guardarci allo specchio fra 50 anni, ma guardarci semplicemente. Guardarci allo specchio e non dire che merda che siamo stati. Già questo è grandissimo. Il ruolo dell'informazione, il ruolo dell'informazione, della condivisione delle informazioni. Guardate che non c'è raccolta fondi che possa tenere davanti ad un post condiviso, un post di denuncia. Io odio l'assistenzialismo. Se porto qualcosa in frontiera è perché è un mio dovere umano, è per sentirmi semplicemente un essere umano, è per pulirmi le mani da sangue, perché io sono da questa parte del mondo. E le mie mani sono sporche di sangue. Io sono qua, uso delle macchine che hanno dentro del carburante. Quel carburante da dove è venuto? Quell'oro, quel gas, eccetera, eccetera. Credo che tutto quello che noi facciamo deve essere sempre accompagnato ad un percorso grande di denuncia. Perché un giorno sono loro e domani saremo noi. Tranquillamente, saranno i nostri figli. Saranno i nostri figli in una frontiera europea ad essere feriti da una guardia di frontiera o a dover bloccare un cane o una donna che partorisce in frontiera. Immaginatevi una donna che partorisce in frontiera con 50 uomini attorno. No, no, immaginatevelo. Non vi dico la difficoltà di un parto. No, 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 no. Immaginate semplicemente un momento intimo e difficile come questo, viverlo lì, a terra, davanti a tutti. O addirittura viverlo in una barca. Ecco, salviamo quello che si può ancora salvare. E l'informazione qui ha un ruolo veramente importante. Importante per, non dico creare qualcosa di più bello, ma almeno non andare ancora, ancora, ancora più in fondo. Grazie. Negare l'altro, questo era il titolo. La deumanizzazione istituzionalizzata della persona e l'informazione. Io passo la parola ad Andrea. Difficile parlare dopo questa testimonianza, difficile perché ci è passato tante emozioni, ci è bastato informazioni ed emozioni. E questo permette di trasmettere un concetto che noi conosciamo, che è quello degli equilibri economici e geopolitici, che hanno un prezzo. È quello di chiudere gli occhi, forse detto, no? Del non voler guardare, che se noi non guardiamo, se noi facciamo finta di sapere che in questo momento qualcuno rischia di annegare, che in questo momento i campi di concentramento libici sono pieni, che in questo momento c'è gente che cerca di attraversare il confine tra Pakistan e Iran, sulle macchine dei trafficanti, lanciate nel buio della notte a 250 all'ora, e quando un sasso, una buca le fa ribaltare, la gente dentro rimane schiacciata, perché sono nascoste nei bagagliai delle automobili, perché c'è gente che attraversa il deserto attaccata agli autobus.
e cambiano le banche, le vendite urbane. Noi in questo modo le sappiamo, sappiamo che sappiamo. Sappiamo anche perché questo succede, perché noi abbiamo la disoccupazione, perché non sappiamo che manodopera abbiamo bisogno, perché quando la Merkel ha detto no, a noi servono questi migranti, ci servono gli anni, ricordate, la crisi siriana, ci servono gli ingegneri, ci servono i medici, a noi servono perché abbiamo un'opera specializzata per far funzionare la nostra industria automobilistica e meccanica ad alta precisione, ma la Germania ha bisogno dei servizi a basso costo. I servizi a basso costo sono forniti da medici, insegnanti, infermieri, magari non pagati moltissimo. Quindi ci servono. E dice, ce la possiamo fare. I tedeschi hanno detto no, perché avevamo troppa paura, perché queste persone erano diverse, che parlavano un'altra lingua, che avevano un'altra religione, che avevano altri vestiti, che avevano un altro colore della pelle. E noi siamo un po' così. Noi quando vediamo qualcuno di diverso abbiamo paura. Siamo diffidenti. Ci sono le neuroscienze che spiegano bene perché succede questo. Anche i casi di criminalità. Se una donna bianca in America viene aggredita da uomini di colore, non sa distinguere le fattezze delle persone che l'hanno aggredita. E fare molto facilmente rischia di confondere una persona innocente per il colpevole, perché sono tutti uguali. Se noi guardiamo asiatici, no? Cinesi, cioè no, sono tutti uguali. Va bene, questa cosa della umana, istintiva diffidenza nei confronti dell'altro è uno degli strumenti più potenti, importanti, che vengono usati in politica. Voi che siete tutti filosofi della politica, cultori di questa materia, lo sapete. Quando bisogna giustificare le guerre, bisogna convincere delle persone ad andare al fronte a morire, perché di questo si tratta nelle guerre, bisogna convincerli che le persone dall'altra parte della frontiera sono pezzi uomini, ma neanche, c'è un altro genere di persone. Con la prima guerra mondiale, che cosa dicevano i nostri giornali? Che gli austriaci bussavano degli anni, dicevano il fiodo in testa, che erano un po' mostruosi, che erano austriaci, bioni, belli, carini, però erano nostri nemici e quindi erano mostruosi. Perché per ammazzare qualcuno non devi pensare che sia una persona, devi pensare che sia qualcosa di diverso. E oggi l'informazione che Nawaz ha invocato gioca questo ruolo, come l'ha sempre giocato. Lo gioca l'informazione, lo gioca la propaganda, di cui abbiamo parlato nella recensione dell'altra volta. Perché? Perché se fai propaganda, magari c'è qualcuno che dice che i nemici mangiano i bambini, no? I russi mangiavano i bambini. E non è che è successo una volta, lo fanno regolarmente. Quindi se arriva un russo, caspita, deve avere paura, o gli zingari che li rubano i bambini, no? Non ne hanno abbastanza. Per cui gli rubano. Ed è pieno di processi provati in cui ci sono le matufe. Ma dove ci sono? Non ci sono, dove sono? Eppure continua a rimanere questa maniera.
Va bene. Ma l'informazione che cosa fa? L'informazione viene uguale in bocca. L'informazione si trova a raccontare guerre in cui le vittime, quando sono dall'altra parte, quando sono quelle che noi abbiamo fatto, in genere non hanno nome, in genere non hanno un volto, non hanno una storia, sono elementi, sono soggetti di una statistica, non sono persone. Invece guardate, il trattamento è stato riservato ai 6 operai che sono stati travolti sulla linea ferroviaria a Torino. Sappiamo tutto, le sorelle, l'Instagram, quanti anni avevano, da dove venivano, cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto. 6 vittime di un incidente ferroviario, probabilmente dovuto a errore umano, non è che l'hanno fatto apposta di suicidarsi o farsi investire dal treno. Però noi partecipiamo al dolore di quelle famiglie, partecipiamo al lutto che ha colpito qualcuno di noi. Quando invece io ero, non so, in Afghanistan, e arrivava la notizia di un... il primo giorno di solito era un intervento contro un raduno di capi talebani che erano stati eliminati con gli elicotteri, decine, sette, otto capi talebani. Alcuni civili dicono di essere stati coinvolti, le vittime probabilmente saranno una ventina. Diventare due righe dentro al pezzo principale su come stava andando bene la presenza occidentale in Afghanistan, quante bambine stavano tornando a scuola, eccetera, eccetera. Poi magari dopo 2 o 3 giorni qualche ONG, qualche volontario, qualche testimone, qualche giornalista persino a volte, andava sul posto dove c'era stato questo assalto poderoso della macchina militare e scopriva che quello era un matrimonio. E dice, caspita però, matrimonio, i talebani, che i talebani si sposano, no? E no, non era un raduno di talebani, era un matrimonio, e siccome lì hanno l'uso di sparare lo frasi con operaria per festeggiare, perché non erano i fuochi d'artificio, non so, i festoni, l'elicottero americano passava, si è sentito sotto attacco e ha distrutto la festa con un paio di razzi, fai, magari. E i morti non erano 20, ma erano 45, di cui 20 erano bambini, 9 anni, altre 15 donne e altri 15 maschi, tutti. Ma come? Ma perché? Ma non è vero, sarà stato un matrimonio, stai dicendo balle, perché guardate che le fonti ufficiali, il Pentagono, un'istituzione di un paese democratico che ha check and balance, sta dicendo che quella era un raduno di pericolosi insorti, neanche guerriglieri, neanche ribelli, neanche rivoluzionari, no, insorti, perché le parole sono importanti, puoi dare legittimità, puoi dare riconoscimento. Eppure vai a vedere i corpi, che non li hanno ancora seppelliti, e capito, sono tutti vestiti a festa, e c'hanno i disegnini, e c'hanno le cose, e lì c'era. Alla fine, dopo 2 anni e mezzo, si scopre che anche gli Stati Uniti ammettono di aver colpito non uno, ma una decina di feste di matrimonio durante solo i primi 5 anni di presenza in Afghanistan. E i morti si aggirano tra i 3 e i 400, solo per le feste di matrimonio in cui la gente sparava in aria e gli elicotteri americani, sentendosi sotto attacco, reagivano facendo una strage.
Allora, di tutte queste sposine carine con i loro maritini, i suocerini, gli invitatini, che sa, quanti nomi, foto, storie sappiamo che abbiamo fatto? Zero. Cioè, non dovevano essere umani, non potevano essere persone che avevano voglia di costruirsi una vita, di avere un futuro, di trovarsi a festeggiare una cosa importante. No, perché sarebbero diventati troppo. E questo succede negli Stati Uniti, ma succede in Iran, quando i profughi afghani del Bangladesh, pakistani, cercano di attraversare il paese per arrivare in Turchia, e io vado al confine, non so se sei stata, al confine tra Iran e Turchia, c'è una montagna che è controllata dai curdi, soprattutto usata come rifugio dal PKK, insomma. E ovviamente ci sono le guardie di frontiera, in quel caso non hanno né bastoni né elettricità, hanno mitragliatrici pesanti, e stanno in fondo alla valle, e c'è questa montagna che in Iran è brulla, purtroppo, senza modo di nascondersi, sono questi sentieri che vanno giù a zigzag dalla Spagna. E questi, quando li vedono, sparano. Sparano a distanza. Voi sapete che le sedie pesanti riescono a piegare 2 chilometri, 3 chilometri di distanza. La roba, sono poi così, viaggiano tanto. E quindi dal basso, col cannocchiale, questi cominciano a mitragliare i sentieri. E dall'alto, quello che io vedo, la cima della montagna, in territorio iraniano, sono gli scheletri delle persone che sono state uccise e sono rimaste lì, lungo le scarpate di questa montagna. È pieno di scheletri. È pieno. Adesso non so, immagino che anche in Sicilia ci siano posti dove mettevano nelle chiese le ossa dei morti, delle varie pestilenze, eccetera. Ma a me quello è importante. Le ossa infilate lungo le pareti delle chiese con la rete di metallo sopra. Lì non c'è neanche un ammasso per poter mettere tutti assieme. Sono sparsi per la montagna, abbandonati, perché nessuno ha potuto andare a prenderli. Vai a prendere un cadavere per seppellirlo? No, cerchi di scappare, ti acquarti, aspetti che vada via la luna, cerchi di arrivare giù in qualche modo. Ma quella è la strada che devono fare. Con quello lì del mitragliatore che spara. Ma quindi immaginate questo signore con la mitragliatrice che spara a persone disarmate. Ma ve li immaginate cosa fa? Cioè, cosa sogna di notte quando prende in braccio il bambino, gli racconta le favole, sapendo che, non lo so, sembra non lo so, sparare agli orsi a Luna Park. Una cosa disumana, come quella volta a Lesbo, con le nonne di Lesbo, che arrivano questi qua sulla spiaggia, esausti, ma cosa è successo? È arrivata la questione greca, e cosa ha fatto? Ha bloccato il gommone col pugnale e se n'è andato. Se sono andati. Il gommone pian piano si sgonfiava, e questi dicono, siamo a metà però, cioè di là, sono che vicina, si vede la Turchia, si vede lì, però non è arrivi, perché attraversano così, i polmoni giocattoli, è così vicina, si riesce a fare. Ma caspita, se a metà ci sarà, insomma, non so, sono 1,5 chilometri da una parte, 1,5 chilometri da là, 2, non lo so, però insomma, in mezzo al mare, sto gommone che si sgonfia, la mano sopra, dice cosa facciamo, chiudi, cerca di tenere intanto questi remano, no, tu scendi così non fai pressione, allora spingi nuotando se sei nuotato. Oh, ma come si fa a vivere dopo aver pugnalato un gommone con a bordo
con a bordo dei civili, donne, bambini, l'incino, l'incinta, malati, non malati, la gamba rotta, e si fa a dormire, a guardarsi allo specchio, dice, no, guarda, come facciamo noi a guardarci allo specchio che fa 50 anni? Ma come fanno loro a guardarsi adesso? Che sparano, che accoltellano i gommoni con sopra. Questa è una cosa che a me lascia stupefatto. Perché finché c'è un qualche politico che fa il conto, che guarda il PIL, che vede la disoccupazione, i dati del partito, se cresce il consenso, se la politica contro gli immigrati funziona, quanto mi può rendere sul territorio, cosa posso fare, allora faccio fatica, però insomma, posso capirlo. Non ha sentito Nawal che quasi piangeva. Sarà uno un po' limitato, che legge poco, sarà uno che non si informa, sarà uno che... E allora, bello, seduto con la sua giacca e cravatta, magari scrive un documento in cui fa un accordo con la Guardia Costiera Libica e gli regala tre motovedette, magari li addestra pure questi qua. Perché così magari abbiamo meno... ma c'hanno i campi di concentramento. Vabbè, è un problema loro, cioè, campi di concentramento non ce l'abbiamo. Ce l'hanno loro, risolveranno loro, paese difficile. Poi chi gliel'ha detto che lì di andare lì? Cioè, francamente, ma perché devono andare? Stiano a casa loro, no? Poi noi abbiamo i nostri problemi. Io posso pensare anche che uno... si arriva a convincere di una cosa del genere, non riesco a immaginare che cosa pensa quello che spara con la mitragliatrice. Io quello non riesco a pensare. Tanto è vero che tra le interviste più belle che io leggo sul tema, sul tram dei migranti, non ci sono quelle degli attivisti come Nawal, di quelli che ci credono nell'idea che l'umanità possa essere un po' migliore di quella che è. Ma sono i tutori delle forze dell'ordine, sono i marinai, sono quelli che dicono no, no, certo che li raccolgo, la legge del mare, certo che devo aiutarli. No, qualcuno mi ha detto effettivamente che ma se io sono lì li prendo. Tanti l'hanno detto, Poi non so se sono stati destituiti, non li ho più seguiti, se hanno cambiato incarico, alcuni sì. Però tanti l'hanno detto, sono stati umani, altre persone che si sono potute guardare in faccia. Voi siete studiosi della politica, voi sapete che i governanti prendono delle decisioni spesso disumane. Perché la guerra è disumana, la guerra ai migranti è disumana, la guerra a un altro paese è disumana. I pacifisti migliori, più convinti che ho trovato in vita mia sono i soldati che hanno combattuto, non i generali di Stato Maggiore, state a casa loro. I soldati che hanno, cioè gente che ha avuto paura di morire, gente che ha avuto paura di morire, dice, no, la guerra, no! È brutta e cattiva, che è in genere quello che pensano le persone che sono state vittime della guerra, i civili che sono stati vittime della guerra. Dicono no, la guerra non è uno strumento di risoluzione dei conflitti, non lo è una barbarie. Andrea, siamo arrivati al punto. Libro e grazie a Nawal che ci ha dato una testimonianza plastica di come si manifesta quotidianamente la miseria dell'uomo sull'uomo. Il volume atipico che ci prestiamo brevemente a presentare, perché abbiamo pietà del monitor,
E l'ultima pubblicazione di Andrea Nicastro. Andrea fa parte di quella schiera ormai poco presente dei principi del giornalismo italiano, insieme a lui, un caro amico nuovo, Valentino, che ha avuto la fortuna e la competenza di seguire tutti i nevralgici del mondo negli ultimi 30 anni. Andrea è direttamente legato a questo territorio, anche alla comune amicizia e rapporto forte che aveva con Maria Grazia Pituli, che come tutti sappiamo ha perso la vita nell'uno da inviata d'onore, fatta successivamente inviata in Afghanistan. Laureata in scienze politiche, laureata in scienze politiche a Catania. E il conflitto che ha seguito, che continua a seguire Andrea Nicastro in queste settimane, è probabilmente unico nel suo genere, almeno dal punto di vista narrativo, per l'approccio che ha assunto Andrea. Noi siamo soliti pensare, per esempio, alle grandi cronache che sono state condotte nei punti più disparati, come penso quando Freddy Leuso è stato anche il corrispondente estero, alle cronache estere di Tramontanelli. Ebbene, il caso di Andrea Nicastro, parlavamo ieri al telefono, non è uno del suo genere, perché quando io penso una testimonianza di un conflitto, penso a domani alla Catalogna. E questo testo è scritto successivamente alla fine della guerra civile in Spagna, quindi è in qualche modo un occhio sicuramente testimone con un altro ruolo, chiaramente, però è successivo. Delicastro invece ci porta una testimonianza in corso, proprio la guerra non è finita. Ecco, se dovessimo dare gli elementi del grande romanzo, ancora il finale non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, come finisce la storia. Non è Andrea non è alla prima pubblicazione in questo settore, penso per esempio al versaggio che ha fatto con un Bettino sulle piante, ma in questo caso qui ci inseriamo all'interno di una sorta di romanzo storico, che non è un classico saggio di cronaca di guerra. E tra l'altro, stiamo immaginando questa città di 480.000 anime, di cui parla Andrea. Mi è venuta in mente, parafrasando in parte, una celeberrima frase di Tolstoi per la quale lui si riferiva ai simboli, no? Ma in questo caso tutte le città felici si somigliano, ogni città infelice è disgraziata a modo suo. Mariupol è probabilmente quell'avamposto con cui si è rotto un incantesimo, vuoi pensare, professor Galindi, gli storici presenti in sala, per cui c'eravamo convinti che ormai era il Novecento ci aveva consegnato l'Europa inespugnabile. Dopo la Seconda Guerra Mondiale sarebbe stata garantita per sempre la pace. Dice, 80 anni dopo, un conflitto nel cuore dell'Europa rimette in serio pericolo gli equilibri, quegli equilibri geopolitici a cui faceva anche riferimento Navarro, spesse volte preferiscono il male minore per il bene supremo. Hanno messo almeno per diversi decenni in sicurezza l'Europa, che oggi si ripropongono probabilmente con degli schemi, con forme nuove, ma si ripropongono con il solito sconchio per l'Occidente. La prima domanda che ti vorrei fare è di natura personale: in questo testo, Andrea, quanto c'è di autobiografico? Cosa hai messo, diciamo, almeno tu hai ultra, cioè, più di 30 anni, tu sei dall'88 a dire, cosa c'è di veramente tu in questo testo? Ma c'è le paure, l'esperienza, le emozioni di miserabili 5 giorni vissuti sotto assedio, quando l'assedio è durato 2 mesi e mezzo. Per tanto tempo. Io ci sono stato 5 giorni quando ho cominciato ad andare via la luce elettrica, il riscaldamento, hanno chiuso i negozi. Sono cominciati i saccheggi e sono cominciati i bombardamenti in città. Avere una bomba da 1 tonnellata che distrugge un edificio a 400 metri da dove dormi mi ha girato il sangue.
dico perché 400 metri, una bomba, un missile ci mette, so, mezzo secondo, per correre lì poteva andare a destra, a sinistra, poteva capitare qua. Come è possibile? Ha detto una cosa uguale prima alla professoressa. Noi sentivamo questi naufraghi, questi migranti chiedere aiuto e dicevamo no, non è possibile che li lasceranno affogare, no? Arriverà, perché in fondo siamo in Europa. E quella città era un po' una grande barca alla deriva in cui tutti si dicevano non è possibile che lascino centinaia di migliaia di persone sotto assedio. Arriverà qualcuno, ci sarà un corridoio umanitario, faranno uscire le donne e i bambini, lasceranno i soldati a combattere, ma i civili, ma perché i civili? XXI secolo, cosa siamo? Gengis Khan che assedia le Tamerlano, che assedia le città, ma quando mai? E invece sì, e invece hanno lasciato affondare la barca e hanno messo 350.000 persone, 100.000 sono riuscite a scappare prima, pensare ad andarsene prima, 350.000 persone alla fame e al freddo di febbraio in Ucraina. Lei ha l'esperienza della Bielorussia e del freddo dei Balcani, 15 gradi sotto zero di notte, dovendo stare nelle cantine, che non sono rifugi, sono cantine con la terra battuta, da cui esce un'umidità pazzesca, e il terzo giorno, se anche hai messo dei cartoni per terra, sono fradici, e se anche hai cercato di coprirti, balbetti di freddo. Tanto è vero che nei primi 5 giorni, finché c'ero io, la città era deserta, perché una bomba è caduta in città, ma tutti avevano paura dei bombardamenti, e stavano rigorosamente chiusi sottoterra. Al 10° giorno, al 15° giorno, quando le bombe cadevano regolarmente in città, la città era piena di gente, perché appena usciva un raggio di sole la gente usciva a scaldarsi, perché in cantina non si poteva più dormire, si andava a dormire negli appartamenti, perché dice sì, ho capito, se arriva una bomba sul tetto, i primi 3-4 piani verranno distrutti, ma io cosa ci posso fare? Dormo nel mio letto, perché se devo dormire per terra in cantina, muoio di freddo. Allora so che muoio, come i tuoi ragazzi sulla barca o durante il viaggio, sanno che da un momento all'altro possono morire, lo sanno, ma non hanno alternativa. Non hanno una scelta, che dicevano. Allora, meglio starsene nel proprio letto, coperti da una montagna di coperte, cappotti, qualunque cosa, teli di plastica, invece che starsene in cantina. Meglio uscire a cucinare sotto le bombe che non avere nulla da mangiare. E le bombe fa niente. Io terrorizzato perché è caduto a 450 metri. Era questo il ritmo di caduta delle bombe in città. Ne cadevano 20 al minuto, colpi di artiglieria, missili, bombe di aereo, e la gente stava fuori a mescolare la boccia, credendo di poter morire da un momento all'altro. Quando tu dici a una donna con un ciclo attraversa cose e siamo tutti zozzi, muridi, non abbiamo dignità, è la dignità che hanno perso queste persone. È la dignità sapere che la loro vita non valeva più nulla, che nessuno poteva considerare, ma nessuno, non solo Putin, anche tutto il resto del mondo, che non ha fatto nulla per fermare l'assedio di Mariupol. Nulla. E questa gente dice, ma allora, io che sono nato e cresciuto con l'idea di avere dei confini, del corpo, avere un'area personale in cui c'è un rispetto,
in cui se c'è qualcuno che mi è stata più o meno finirà in galera, ci sarà un ordine, ci sarà qualcosa. E invece no. Sapevano di poter morire da un momento all'altro e questa coscienza, questa consapevolezza era la cosa peggiore perché gli aveva fatto perdere il rispetto di se stessi. Quando Nawal dice ritroviamo in un vestito la dignità, era questo. Se sei sotto assedio, non hai diritto di vivere, sei esposto alla morte in qualunque momento. Se sei migrante, non hai nessun diritto, ti arrivano i cani, le bastonate, le fucilate, quello che, e non esisti come persona, come intendiamo noi, essere umano. Chiara ha modo di leggere il romanzo, donerà una fortezza, un tono cronologico dell'autore. Tutti i capitoli sono anteceduti dalla pubblicazione del 2092, direi il giorno da cui parte quella storia, 70 anni dopo. Perché hai deciso di immaginare questa epopea nel cuore dell'Europa 70 anni dopo gli episodi che hai vissuto e che stai continuando a vivere? Questo le vivrai, appena settembre sarà il nuovo. Sono le 11, brevissimo. L'ha detto Nawal, l'ha detto anche la professoressa. Se oggi noi non aiutiamo i migranti, come faremo a guardarci allo specchio che fa 50 anni? Come faremo? E quando io ero bambino chiedevo a mia nonna, che aveva vissuto la guerra, com'era la guerra? E lei dice, no, non te la racconto. Com'era la guerra? Guarda che poi se te la racconto ci rimani male. Com'era la guerra? Vabbè, te la racconto, tanto sai che i tempi sono passati e non capiterà più. E cosa ha detto Nawal? Ad ogni naufragio si dice è l'ultimo. È successo questa volta? Non succederà più. Come può succedere? Come può ripetersi una cosa così assurda, ridicola, disumana, che va contro tutti i nostri principi? Non può ripetersi. Non può ripetersi una guerra. L'abbiamo vissuta la guerra. È la guerra mondiale, i morti, le stragi, le cose. Quindi abbiamo fatto l'ONU, trattato. Non potrà più succedere. E invece no, succede, continua a succedere. E mentre noi eravamo in pace, come tu dici, in questa Europa che ha trovato, le guerre hanno continuato ad esistere in tutto il mondo, sempre, e noi eravamo protagonisti per altri. Noi, la nostra politica, la nostra economia, cioè, non è che noi abbiamo cancellato la guerra dalla nostra politica, no, per niente. E allora, a me è piaciuto scrivere di una bambina che è veramente vestita, perché tutti i personaggi che qui però sono veri, che è figlia di una dottoressa, di una chirurga dell'Unione Azov, che è comparsa anche in televisione, perché tra i video che trasmettevano c'era anche questa bambina che sicuramente se la rivedete la riconoscete, che si cantava la ninna nanna da sola in fondo al rifugio. E si chiamava Alina, sta bambina. Allora io, l'unica cosa più o meno inventata del libro è che questa Alina sia poi sopravvissuta, che questa Alina che racconta fra 70 anni a suo nipote cosa le è successo, e mi invento questa storia, perché chiaramente non so cosa è successo, succederà a questa Alina reale. E però la cosa che mi interessava dire era che lei dice la stessa cosa per rassicurare il nipote che mia nonna ha detto a me, che i nostri genitori, i nostri vostri bisnonni forse hanno detto a voi, che non succederà più, perché non è vero, perché succede non solo adesso, non solo succederà ancora, ma sta succedendo in tutto il mondo. Se non facciamo qualcosa, la guerra continua ad esistere come normale proseguimento della politica, e che la gente muoia non interessa a nessuno.
Avete una domanda? Ragazzi. Volete dire una cosa? Avete una domanda? So che c'era. Ma rompe il ghiaccio lei. Vai, vai. No, la mia domanda, diciamo, è più che altro una, no, neanche una curiosità, insomma, è la richiesta di un'opinione da parte di chi ha vissuto quella realtà, quindi da parte di chi anche conosce il sentimento almeno tra la popolazione ucraina. Come io penso che nel breve periodo, se non medio periodo, una soluzione a questo conflitto possa essere esclusivamente una soluzione negoziale, in cui ognuno dei due, ognuno delle due parti deve chiedere qualche cosa, che sia la sovranità sulla Crimea, magari anche l'idea di un plebiscito, non so, supervisionato dalle Nazioni Unite nei territori sudesi del Donbass, del Donetsk, quello che è. Un eventuale accordo tra i leader, anche se mi sembra per poco al momento possibile, ma diciamo un accordo di questo genere toglierebbe, incontrerebbe il consenso della maggioranza degli ucraini, oppure preferirebbero a suo avviso continuare questa guerra fino a tutto il vince? Mi sembra anche un po' difficile, perché insomma la Russia non è che è un paese qualsiasi. Allora, la volontà di combattere in Ucraina è molto forte. La distanza e l'odio nei confronti dell'armata russa è cresciuta a dismisura insieme alle stragi e insieme alle violenze che hanno toccato tutte le famiglie ucraine. Quindi, questa è una delle ragioni per cui Putin ha sbagliato a intraprendere questa avventura. È una delle varie ragioni per cui io credo che abbia già perso la guerra, perché ha perso uno Stato che era sicuramente molto vicino alla Russia, ai sentimenti, eccetera, eccetera. Detto questo, l'Ucraina, prego, posso finire? Detto questo, in Ucraina c'è la censura, non c'è, c'è uno stato emergenza, stato di guerra, in cui le opinioni non possono differire da quelle del governo. Per cui quando parla Zelensky alla sera, la mattina dopo, chiunque intervisto, dal sindaco al vigile urbano, tutti ripetono quello che Zelensky ha detto la sera prima. Quindi io posso immaginare qual è il sentimento dell'Ucraina. Non posso avere statistiche, non posso fare sondaggi. Ci sono ancora tanti volontari che si presentano a combattere, ma non sono più così tanti come all'inizio. Ci sono tantissimi renitenti alla leva, di cui non si parla mai. Sono nascosti nelle case, cambiano regione per poter evitare le ronde degli arruolamenti. Chiedono aiuto alle organizzazioni umanitarie perché, non potendo lavorare e avendo comunque una famiglia da mantenere, non sanno quali risorse economiche attingere. Allora, se vanno a chiedere all'ufficio comunale, l'ufficio comunale li rimanda alla legge. Quindi l'unica possibilità è rivolgersi a ONG straniere, perché anche le ONG locali collaborano con lo sforzo bellico, collaborando con il governo. Secondo quanto tutto detto, secondo me la guerra è una questione di potenti. Il popolo la guerra non la vuole. Signori, la patria e la difesa della libertà
e la difesa del proprio identità culturale sono cose che non si mangiano, sono cose che non fanno vivere i bambini o la mamma o il papà e non ricostruiscono la casa. Quello che ricostruisce la casa è lo stipendio da soldato, 3.000 euro, 2.500 se stai lontano, 5.000 se stai sul fronte, in un paese che ha 200 euro di stipendio base. 5.000 euro che paghiamo noi inteso come collettivo occidentale, sono tanti soldi. Se uno dice resisto per 6 mesi, un anno, ho svoltato, mi compro la casa, il negozio, metto a posto la stalla, no? Quindi ci sono degli interessi che permettono di continuare a alimentare questo drago che divora i suoi figli, no? Però credo che tutti vogliono la pace. Credo che tutti, dal punto di vista, qual è il problema politico? Che Zelensky fa fatica a cambiare narrativa. Perché? Però con quei meravigliosi spin doctor, quella macchina di PR fantastica che ha il governo di Kiev, e se fossi voi chiederei uno stage presso il governo, l'ufficio presidenziale, perché sono i più bravi al mondo, qualche modo per cavarsela e venirne fuori con una narrazione comprensibile la troverà. La guerra finisce quando finiscono i soldi, in genere, e i soldi finiscono quando noi decidiamo, meglio, quando gli Stati Uniti decidono che finisca. Quindi, guarda, dice così. Da un lato ti direbbe qualcuno paese, di com'è. Ma anche Putin ha interesse a chiuderla. Basta che gli dai qualcosina che faccia passare anche lì. Poi chiuderla non vuol dire che si sistema la guerra. Si rimane in un'area di conflitto latente. Che hanno ragione gli ucraini a dire: se non li sconfiggiamo. Assomiglia alla tattica, perdono, utilizzerò un eufemismo. Assomiglia alla tattica dell'avversario che ti manda praticamente tutto quanto, lo esaurisce in 4 secondi, appena non ha più nessuna cosa da mandarti contro, ti dice che vuole la pace, vuole la tregua. Lascia la tregua e poi il giorno, qualche anno. Gli ucraini, secondo me, hanno ragione, pensano che se dovessero accettare una sistemazione a tregua, una sistemazione provvisoria con la Russia di Putin, fra tot tempo, quando ha ristabilito i suoi arsenali, Putin potrebbe tornare all'attacco. Questo è vero se Putin fosse eterno, se Putin fosse immarcescibile nel suo potere, se la Russia fosse un monolite. Non è detto che sia così, le cose cambiano, per cui a mio avviso una tregua è meglio di una guerra, anche perché se oggi nel Mediterraneo è molto probabile che ci sia un naufragio, che comunque gente sta attraversando il mare rischiando la vita, oggi sono sicuramente morte decine di persone al fronte, decine, certo, almeno, tutti i giorni. Lorenzo, chiudiamo con la domanda. Ah, ci sono due domande, ok. Ah no, di più, ok. Siete disposti alla... sono veloce, cerco okay. Di essere veloce. Esperienze in Afghanistan. In questo paese la guerra è forte. E cosa provava? Che emozioni provava? Io ti contesto questa definizione, questi paesi dove la guerra è continua, perché tanto, non sento a dirlo, ma l'ho sentito tante volte, mi ha fatto sempre arrabbiare, tanto loro sono abituati
a essere sempre in guerra. Tanto loro, che è vero, poveretti, 50 anni che combattono, tanto loro sono così, è come vivono. Non è vero. Così è come sono costretti a vivere, perché loro vorrebbero una vita normale, vorrebbero mandare a scuola i figli, vorrebbero migliorare il campo, mettere a posto la casa, avere una vita più pacifica e confortevole. Ma le condizioni esterne, che possiamo in un minuto delineare, in cui i veri protagonisti e attori non sono gli afghani, ma sono le potenze limitrofe o globali che hanno voluto creare la guerra in Afghanistan, hanno continuato a mantenere quel paese in scacco e sotto schiaffo. Che cosa provavo io? Tra il disgusto e l'infinita tristezza. Cioè, un ragazzo che mi ha fatto da interprete per 10 anni, la prima volta che l'ho incontrato proprio subito dopo l'ingresso a Kabul, l'Alleanza del Nord, dice sì, adesso arriveranno gli americani, ma tanto poi se ne andranno, come tutti gli altri, e noi li cacceremo, perché tanto nessuno resta qua, e non arriverà quello che state promettendo. E questa desolazione, questa come dire, fatalistica accettazione di un ruolo di vittima designata, è qualcosa che mi facevo veramente fatica a sopportare. Sembrava molto ingiusto. Giorgio, sei Giorgio? Sì? Sì. Ok. Se vi posso dire, evitate tutte le premesse, andate diritti al punto, uno, due, zac. Allora, partiamo da quello. Bene, quindi è difficile riuscire a colpevolizzare un paese che sostanzialmente sta tentando di spremere ogni ultimo spiro di resistenza, che è sufficientemente stato attaccato senza provocazione, che sia questo propaganda, che sia questo leva obbligatoria, che sia questo lo sforzo lì, e sta venendo fatto non per priorità di istruzione territoriale, non per priorità di aumento economico, ma sicuramente per pensare, prendere quello che sarebbe un'occupazione russa, che sarebbe una palla di neve immensa per il resto d'Europa, perché questo vuol dire chi continua ad avvicinarsi a quella linea di immaginare che non bisogna a Kaliningrad, che dovrebbe tagliare, no? Che è evidente che l'approccio è di avvicinarsi a quelle slave. E vorrebbe dire anche una situazione disperata per i primi impegni. Parte 2, collegata a quest'ultima affermazione. È vero, Putin non è identico, ma il nazionalismo sì. I nazionalisti continuano ad esserci. E i nazionalisti hanno una fortissima presa sul popolo russo. Da Stalin in poi. Da prima è Stalin. Anche prima. Chiaro, ok? Sì. Dunque, come facciamo ad avere anche solo la fiducia, la speranza che quando Putin tirare fuori abbiamo presto, non arriverà un altro uguale, non investire forse che fuori, perché alla fine sempre questo. Non ho capito la prima parte della domanda. Chi è che colpevolizza il paese aggredito? No, diciamo che più che altro il linguaggio mi sembrava estremamente forte. Il mio? Sì. Ah. Nei confronti magari dei mangiatori di birra e ronde di argomenti. Cioè, per tentare di sfuggire alla leva obbligatoria, che è una misura necessaria, chiaramente non vuole scappare, ma qualcuno potrebbe cercare. Ronde per cercare i fascisti. Questa è una scena.
Poi la tua opinione, chiaramente. Ma non so, dove... No, 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 è assolutamente legittimo. Però la prova di colpevolizzazione, tu hai usato il termine, perché colpevolizziamo gli ucraini? No, perché io colpevolizzo. Sì, sì, questo no, cioè, perché io, a me non è sembrato di colpevolizzare gli ucraini, a me è sembrato di usare un linguaggio che non è di parte. Perché se io catturo dei maschi in età di leva e li obbligo ad andare a soldare, ad andare a militare, o li metto in prigione, io organizzo una ronda. Che io lo faccia per un fine supremo, per il nazionalismo ucraino, piuttosto che per quello russo, io comunque obbligo delle persone ad andare a combattere. Cioè non sono tutti volontari, non sono tutti contenti di morire, non sono tutti contenti di combattere, ti dirò di più, i russi. Il 60% degli ucraini ha parenti di primo grado in Russia. Uno dei problemi importanti dell'Ucraina è che all'interno delle famiglie non c'è più dialogo tra la parte che comprende, per usare le tue parole, il nazionalismo russo e la parte che invece lo respinge e ne ha orrore, visto gli effetti tremendi che ha avuto sulla sua terra, sulla sua casa, sulla sua famiglia, sui suoi parenti, no? Quindi io a te ho dato l'impressione di essere filo russo. Assolutamente no. Allora, vabbè, però comunque, no, comunque almeno di colpevolizzare per usare. Vabbè, ma non è un dialogo, dai, se no non finiamo qui. Di colpevolizzare gli ucraini. Il mio intento è quello di non mettere sull'altare la resistenza ucraina. Cioè, il mio intento è di bilanciare l'impostazione che abbiamo come società, che abbiamo come politica, che abbiamo come governo, che abbiamo come alleanza internazionale, di essere acriticamente a favore dell'Ucraina. Il mio intento dal punto di vista giornalistico è questo, perché credo che anche l'Ucraina ha avuto delle colpe. Negli 8 anni di interregno tra le due guerre, anche l'Ucraina non ha voluto applicare le accordi di Minsk, non ha voluto cercare una pace duratura. Poi magari non ci sarebbe riuscita perché Putin è criminale. Magari non hanno voluto. Anche gli ucraini commettono delle stragi. Anche gli ucraini ammazzano i prigionieri torturati. Anche gli ucraini fanno le porcherie che si fanno in guerra. Va bene? Però noi non lo diciamo, perché a noi piace pensare che i buoni siano da una parte e i cattivi siano dall'altra. È più facile pensare così. È più semplice. Com'è più semplice non pensare a quello che sta succedendo? Perché se ci pensassimo, ti do la replica, se ci pensassimo dovremmo porci delle questioni sul nostro comportamento. Perché noi abbiamo un governo che ha finanziato la Guardia Costiera Libica? Perché abbiamo fatto questo? Perché continua? Perché abbiamo impedito alle navi dell'ONG di operare nel Mediterraneo? Cioè, nel momento in cui le teniamo ferme nei porti, è chiaro che questi affogano, visto che non abbiamo messo noi le navi di soccorso. Perché? Allora, io dico che è un omicidio, e vabbè,
non lo so. Sì, perché se io non vado ad aiutarli, devono morire. Quindi il lessico e la terminologia sono importanti. Per me è importante vedere il grigio delle cose e non credere che sia tutto semplice. Allora, la guerra in Ucraina non è così semplice, non è un aggressore contro un aggredito innocente, non è solo questo. Sicuramente l'Ucraina è un paese aggredito, sicuramente un paese vittima, ma cosa c'è dietro? C'è un impero, che è quello americano, c'è una lotta politica, c'è una lotta geopolitica, c'è la... Poi mi dici, ma allora tu sei con Putin? Ma neanche per idea, perché io mille volte voglio stare suddito dell'impero americano, oh, perché ho dei vantaggi indubbi che suddito del regno zarista putiniano, dove i miei vantaggi sono estremamente ridotti. Ma è una questione egoistica. Almeno dico la verità, almeno guardo la realtà. Gli Stati Uniti non hanno osservato e aiutato la crescita dei paesi post-sovietici in modo disinteressato per una crescita economica e democratica che li portasse all'integrazione con l'Unione Europea. Hanno fatto il contrario. Negli anni 90, Yeltsin, i consiglieri, le privatizzazioni selvagge, quello che è successo all'ex URSS. Ma non è che siamo proprio innocenti. E ma anche soltanto, che dicevi, che bisogna avere attenzione all'altro, ma anche soltanto se ci mettiamo dalla parte di un russo. Mettiamoci dalla parte di un russo che si addormenta sovietico e si risveglia russo 30 anni dopo, avendo sciolto il patto di Varsavia, organizzazione militare difensiva anti-occidentale, e si risveglia 30 anni dopo e dice: caspita, ma la NATO non si è sciolta. Noi ci siamo là e loro no. E la NATO è arrivata in Romania, in Polonia. Ma era roba nostra e sono arrivato. Sai quanto ci vuole ad andare in macchina da Kiev a Mosca? 10 ore. Quanto ci mette un missile? 40 secondi, un minuto e mezzo se è di quelli a carbone puro. Il russo che si sveglia 30 anni dopo la fine dell'Unione Sovietica è stato sì. Perché nel DNA ha l'idea che i tartari e i mongoli arrivano con le orde a cavallo e siccome non ci sono ostacoli naturali, questi arrivano a Mosca, a Kiev, ovunque nel suo territorio e saccheggiano tutto. E questi hanno paura? Sì, hanno paura. E sostengono Putin? Sì, sostengono Putin. E si ribellano a Putin e cercano di non andare a militare? Sì, cercano di non andare a militare, si ribellano anche a Putin, cosa che noi non raccontiamo. Di tutti i russi presentatori televisivi, comici, cantanti, attori, registi, intellettuali, architetti, Pinco Pallino, che hanno lasciato la Russia o hanno lasciato il lavoro o sono stati esclusi, espulsi dalla loro professione perché sono contro la guerra. E c'è il nazionalista, e c'è il remitente alla guerra, e c'è l'obiettore, e c'è il fanatico. C'è in Russia e c'è in Ucraina. Scusate. No, ma... Maya. Sì. Senza premessa. Spero di essere senza premessa. Premetto che c'è. Sono le famiglie italiane, sicuramente. Quando a casa, anche io, studentessa all'università, appunto, discorsi che abbiamo avuto, dico, ma cosa
pensate per quelle ebraiche. La risposta di mio padre è sempre questa: a mia, non mi dico, perché tanto domani faccio pagare chi lo stesso. Che significa giustamente delle cose? Sono una persona lavorata per me, la stessa cosa. E questa è una cosa su cui io rifiuto un sacco, come vi ho già detto, di la dipendere, qualsiasi cosa io dica. E questo è stato tantissimo. E io ho pensato. Le chiave, ho avuto esperienza di due metodi comunicativi diversi. Quello giornalistico, che ha un registro anche linguistico, un registro comunicativo molto limpido, molto freddo. Lei, come ho detto, sul grigio, no? Quindi non si prende parte su nessuno dei due lati. Si cerca di zittire il cuore, per parlare gli occhi, per parlare i sensi. Il giornalista prolunga gli occhi dove io non posso vedere, prolunga le mani dove io non posso toccare. Cerca di farmi percepire senza indirizzarmi da una parte o dall'altra. Comprendo, sì. Buon giornalista. Sì. Ho avuto un'esperienza come scrittore di romanzi. Il romanzo invece è l'estensione del mio cuore non può arrivare. È l'estensione dove la mia umanità non può arrivare. E mi fa toccare questo romanzo. Non ho letto questo libro, magari lo farò. Però ho letto un altro libro che secondo me tocca questo tema molto bene, parlando dell'altro dell'Ucraina, che è I lupi e i cani di Irene Milosky, che è una scrittrice ucraina naturalizzata francese, quindi comunque lei parla. L'autrice di scritto francese. Sì, e parla molto soprattutto dei, parla molto dei poveri che sono professori del e mi ha molto toccato la descrizione molto umana che lei fa. È bravissima. E spende una comunque, per te questo. Mi ha molto colpito e oggi mi chiedo tra questi due registri comunicativi sì. Qual è quello che arriva? Perché io vado da un lato il linguaggio giornalistico che ovviamente a noi, a Netflix, non arriva più perché abbiamo una serie di attenzione molto bassa tutta ai social, all'informazione veloce, all'informazione flash. Obiettivamente il giornalismo fatto bene, lungo, accurato, oggettivo, a noi non arriva. Non arriva perché siamo bombardati da 70. Stile tuo papà. Stile mio papà, esatto. Non ci arriva più perché io apro, c'è fanpage, c'è Vice, c'è quello, c'è quell'altro. A me non arriva più niente, mi faccio più mio fratello. Non capisce più cosa. Allo stesso tempo, il linguaggio umano, il linguaggio empatico, non mi arriva perché viviamo nell'epoca della fotografia del dolore, in cui il dolore di qualcun altro è qualcosa che ci attrae in un modo maligno, in un modo sinistro. Allora ciò che mi chiedo io, nel mondo di oggi, alla generazione di oggi, alle persone di oggi e alle persone di ieri che non si sono rendendo conto del mondo che ci stanno lasciando, qual è il modo più appropriato per parlare? Perché obiettivamente, e ce lo dico in Italia, chi va a giocare sono le persone come mio padre. E allora dico io, come dobbiamo comunicare a queste persone e come dovete comunicare voi a me per farmi capire se il video muore? Questa è la mia domanda. Da una persona che esperienza, ha un'esperienza di tanti di questi diversi. Io ho 35 anni che faccio giornalista, quindi evidentemente non sono esposto. Perché 35 anni e ti lavoro e tuo padre continua a pensare che tutto sommato la politica non lo riguarda, io ho fallito. Se tu, che sei una persona intelligente, lettrice di oggi, dici che l'informazione complessa ti riempie la testa, ti confonde, io ho fallito perché non ho trovato un sistema per comunicare la complessità. E questo mio fallimento, nella mia idea di lavoro e di esistenza, è il fallimento della vita, perché la guerra continua a esserci, tuo padre continua a votare e tu non leggi e le guerre continueranno ancora. Per cui siete voi che dovete dire come bisogna comunicare la complessità. Come bisogna comunicare che non siamo semplicemente l'attori del diritto di voto, ma anche capaci di elaborare concetti un po' più complessi e non ci facciamo prendere dalla propaganda del politico di turno? Siete voi che dite, io sono stato capace. Tutta la vita che ci provo, ci sono riuscito. L'ha detto Gustave Le Bon un sacco di anni fa,
no? Le bolle hanno quel meccanismo, l'alienazione e l'alienazione. E io non sono capace, cioè io forse riesco a darla, no? Perché dall'alienessa la moto. Ma io mi chiedo, lei, proprio, lei, da cuore a cuore, non le dico del giornalista, è da persona. Lei come proverebbe a spiegare suo figlio? Cioè suo figlio, come glielo direbbe lo spiegherebbe dalle mani di Dio? Questo libro non mi ha tolto, penso, 6 mesi di vita almeno e tanti sacrifici. Di certo non ci guadagno una lira, quindi non è un interesse personale, questo è il mio tentativo di rispondere alla tua domanda. Se non ci riesco attraverso gli articoli, ci ho provato attraverso gli inizi. Chiaramente un'illusione, però sì, ci ho provato. Altre domande? No, prima c'è lui, poi forse c'è Jacopo e poi tu. Dai, dai. Io per me sembra il suo intervento e anche la sua valutazione perché mi dice gli errori che mi sono solo rovinato e vengo e mi spiego nella domanda, secondo lei vista la tua esperienza, noi assisteremo come ha potuto in Google a un tribunale per i crimini di guerra e se li assisteremo per i crimini successi in questo specifico contesto assisteremo a un tribunale da un solo lato o da entrambi i lati per i crimini commessi, anche rispetto al fatto che stanno i mercenari a una parte, e come sappiamo tutti i mercenari non sono aperti da quella che è la convenzione di Ginevra, quindi si tratterà anche di capire da un punto di vista legale qual è la protezione che si può dare a queste persone. E mi vengo alla seconda domanda, che poi mi taccio. Secondo me l'Unione Europea assumerà una conclusione a un certo punto di spartiacque per cercare di imporre una pace tra virgolette forzata in un contesto che, dico io, prima mi andavo a rileggere su internet un po' l'inizio della seconda guerra mondiale, forse sempre il 39, con l'assedio di Danzica che richiama tante specie comuni. Cioè siamo di fronte a una Danzica a distanza di circa 50 anni oppure no? Quali sono gli scenari che si possono andare a configurare? Mi taccio, grazie. Domandina. Una domandina. Allora, telegrafico davvero. Il Tribunale internazionale no, perché la Russia è una potenza nucleare. Il Tribunale internazionale si fa con i paesi deboli, si fa con i paesi distrutti, con i paesi battuti. Finché la Russia non è completamente sconfitta, non si può giudicare nessuno. Gli Stati Uniti non fanno giudicare i violentatori delle giapponesi di Hokkaido, i piloti che tagliano i carri del Cernis, quelli che sparano in Iraq, quelli che hanno fatto Abu Ghraib. Non vedo perché la Russia debba far condannare qualche suo cittadino. Viviamo in un mondo in cui i confini ancora determinano i diritti delle persone. Si è cittadini con dei diritti, soprattutto se si è all'interno di un paese democratico e con un sistema giudiziario funzionante e indipendente. Se no, anche solo presentandomi alla dogana, alla frontiera degli Stati Uniti da migrante attraverso il deserto del Messico, io non ho diritti, eppure è un paese democratico. I migranti che attraversano il mare in Italia, in Grecia, in Jugoslavia, ex Jugoslavia, non hanno diritti, non ce li hanno, non viene riconosciuto. I diritti sono una cosa per cittadini che votano. Sistema così. Quindi il tribunale è anche per idee. Per quanto riguarda se questo è l'inizio della terza guerra mondiale, non lo so. Spero vivamente di no. Spero che
la posta in gioco non sia così alta. Cioè, questo è il punto. Danzica era il primo passo di una potenza politica ed economica che stava emergendo prepotente come scena mondiale e aveva una voglia di rivalsa e vendetta contro tutto il resto del mondo per la prima sconfitta della prima guerra mondiale, e aveva tutti gli elementi, tutta la forza, tutta la narrativa per cercare di imporre una sua volontà al mondo. Putin mi sembra che stia combattendo una battaglia di retroguardia nella quale peraltro riesce neanche troppo bene ad affermarsi, per cui che Putin sia un nemico pericoloso non lo credo. Putin si è fermato per dei bazooka a spalla con un sistema di guida computerizzato che costano $8,000 l'uno. Cioè, una banalità sconcertante. Gli Stati Uniti hanno consegnato questi bazooka, volte si chiamavano, adesso sono i gyro. Hanno un sistema di guida elettronico, magari sono un segetta, dei tubi grandi così, parte il missile, colpisce il carro armato. Hanno distrutto una colonna di 60 km di carri armati. In Georgia, io ero lì quando Putin è entrato con i suoi carri armati, si fermavano i tank perché partivano i cingoli. Dal 2008, dell'invasione georgiana, al 2014 sono stati miglioramenti, adesso sono ancora migliorati, ma il capo di Stato Maggiore americano si incontra con il capo di Stato Maggiore ucraino e polacco quasi tutte le settimane per decidere che tipo di offensiva possono fare, e gli dicono che armi gli mandano, e gli stanno mandando armi che per noi sono sì, belle, importanti. Gli abbiamo dato sostanzialmente niente, gli abbiamo dato i Bradley, gli abbiamo dato i Leopard. Cioè, se la NATO entrasse in guerra con la Russia, al giro di un mese e mezzo la Russia ha perso dal punto di vista della guerra convenzionale, anche soltanto con la potenza aerea. I nostri bombardieri li distruggono al suolo. Quindi per noi Putin non è una minaccia. Lo è, se si dice, se messo con le spalle al muro, decidesse di usare l'unica cosa importante ed efficace che effettivamente ha, l'atomica. Credo e spero che ci sia abbastanza ragionevolezza nel mondo da evitare di arrivare a quel momento. Jacopo Torris, che poi grande professore speciale. Quando che avete fatto i danni, quello dei posti senza un fondo al mare, quello dei venti morti, che poi sono 45, della impressione, della tranissimo rapporto invece con il turbamento che ci dà, che ci dà quel territorio di Torino. Mi ha ricordato una figura che era nessuno in questa sala, tranne il professore speciale di Daniele, che si chiama una bambina che si chiama Nella Pardo, che è oggetto dei suoi studi, che mi ha perseguitato per anni. Non vi racconto la storia, fa parte di uno dei libri di speciale, ma il dato saliente è che questa bambina fu ritirata dalla scuola durante il fascismo. Guardate, il pensiero e l'empatia provata è sopravvissuta, ha avuto la pensione, cioè, è andata benissimo, tutto sommato, per lei, almeno se poi l'ha avuto onore nella coppa di nascita. Beh, però, questa storia mi ha sempre trovato moltissimo. Allora, io credo che la risposta alla domanda che viene fuori da quello che avete detto, cioè, perché la singola bambina è tirata dalla scuola, mi perseguita nei miei sogni da anni, e quando sentiamo dire
200 persone in fondo al mare. Sì, vabbè, c'è, contenti non siamo, però inevitabilmente probabilmente perché non hanno un nome, perché non hanno un voto, perché sono ridotte al numero di esperti, perché facevano i nazisti, sono numeri. Cioè, quando tu senti dire sono affondate 600 persone, tu, beh, per carità, hai un afflato umano, non si dice, ma non li pensi, non li pensi. Non li pensi, bambini, non le pensi quelle storie che poi raccontavano. Allora, probabilmente le pensa lei. Esatto. Che gli ha parlato e il suo tentativo è stato forte farci sentire anche quello che hai fatto, cioè anche nel romanzo, dare un nome, dare, anche se inventava, che si aiuta in questo senso. L'altra cosa, bellissima, forse terribile, nel noto che alcune cose sono tutte uguali. Tu hai raccontato un episodio delle tizi che tornavano negli appartamenti per dormire al caldo, che volevano cucinare, in qualche modo cercavano una normalità. Anche a rischio della vita, una scelta che se ci pensi è una follia. In un libro recente della Coscolino, che si chiama Mi limitavo ad amare Tessa, non mi ricordo male, si racconta il punto identico a Sarajevo negli anni 90. Uscivano per fare la festa, per vedersi, per mangiare insieme, cioè una cosa, una ricerca di storia, cioè, meglio vivere un'ora di normalità e rischiarli. E quindi non sono solo domande, ecco, mi vedo solo anche a pensare sono tutte riflessioni che sono che ci turbano un po', però pensare contro l'estero insensibile. Poi una precisazione, scusate, io non dovrei rispondere io a quello che sentono le ronde, dicono che hanno diventato i fascisti, cioè le ronde le fa qualunque potere costituito che voglia obbligare per le più nobili o deteriore ragioni i suoi cittadini ad andare in guerra. Ora il tema qui non è, secondo me, essere o meno filo ucraino, io personalmente mi sento tale, capite? Ma il punto è che sia il cittadino ucraino a decidere se vuole sacrificare per il suo paese. Io non lo farei per il mio, perché ho dei bambini e non ci andrei, sinceramente. E quindi trovo mostruoso, spaventoso, veramente spaventoso che si possa pensare che una causa giusta, ammesso essere giusta, possa giustificare la privazione della libertà del cittadino. Jacopo, è lo Stato, baby, perché non puoi farci niente. È lo Stato. Intanto faccio la premessa, pazienza, ma grazie per quello che ci avete detto e soprattutto grazie per quello che fate, perché dirlo è facile, qua oggi tutti abbiamo detto cose, ma voi l'avete nella vostra carne, nella vostra esperienza, quindi grazie. Poi stai zitto, Jacopo, perché se no perdo il filo, sono stanco e stamattina che sono qua. Poi vogliamo pensiero di assoluta solidarietà al padre di Maya. Non sto scherzando, voglio dire una cosa a proposito di questi ragionamenti che abbiamo sentito, che abbiamo fatto, che sono ragionamenti condivisibili sotto tutti i punti di vista, incluso le domande o le osservazioni che vengono dagli studenti. Stanno nella logica della politica, cioè stanno nella logica di una contrapposizione, non stanno della persona. Persona e politica sono due termini inconciliabili. Persona è il padre di Maria, che pensa domani mattina io devo andare a lavorare. Politica è una divisione della ricchezza del mondo che ci costringe a fare conti con la guerra. Sino a quando? Più dell'80% della ricchezza del mondo sarà nelle mani. Quando io ho fatto questa rilevazione utilizzando i dati ufficiali, nel 2013 era nelle mani del 20%, oggi l'80% della ricchezza è nelle mani di poco più della metà del 20%, e sono passati 10 anni. Allora, se stiamo in questa logica della politica, la guerra è troppo inevitabile. E noi abbiamo approfittato di un periodo irripetibile nella storia, sinora irripetibile nella storia d'Europa, come è stato ricordato, di 75 anni di pace. Nel frattempo, la terza guerra mondiale si è svolta a francobollini qua a destra e a sinistra, con le grandi potenze
che adesso le grandi potenze sono affiancate anche da grandi potenze che non sono più politiche militari, ma sono anche solo finanziarie che diventano politiche militari. E quindi o assumiamo un punto di vista, scusate, direi lachiliano, cioè navalliano, cioè quello che parte, lei è uscita dal Catania e se n'è andata nel luogo di frontiera. La vita partiva e andava in Vietnam e poi toccava al rappresentante diplomatico in Vietnam pagare il biglietto per entrare in Italia perché non aveva soldi per ritornare. Allora, o cambiamo atteggiamento o siamo in questa logica. Ultima cosa. Quindi questa è tutta la premessa. Tu hai detto come faremo a porci tra 20 anni, 30 anni, 50 anni nei confronti di questa situazione. E allora io ho pensato, ma noi come italiani, come ci poniamo nei confronti dei popoli che abbiamo bombardato con il gas, o degli ebrei che abbiamo perseguitato, o della popolazione francese che abbiamo mitragliato prima della dichiarazione di guerra? Ci poniamo esattamente come sono il suo primo difensore, come il papà Di Maio e come me, cioè io sono immerso nella mia umanità familiare, dimentico esattamente come dimenticano le vittime. Gli ebrei perseguitati non parlano di quello che gli è accaduto e le popolazioni che sono state violentate anche da noi, perché il mito dell'italiano buono, insomma, è un mito. La guerra è la cosa più sporca del mondo, è uno schifo, e quindi non è che, cioè non ci sono buoni cattivi in guerra. Scusate il populismo di questa cosa, ma è così. Allora, nei confronti di quelle persone, noi ci porremo esattamente come ci siamo posti. Noi abbiamo anche noi il nostro fardello di responsabilità. E poi, tornando nella logica politica, guardiamo allo sforzo enorme che ha fatto e al fallimento enorme che ha fatto l'Unione Europea, che si è affermata solo come unione economica, ma per gli egoismi nazionali, non è di nazioni di cui si può fare nome, cognome, codice fiscale e indirizzo, non ha mai raggiunto una forza militare. Nella logica politica, se non hai una forza militare, puoi essere anche il più ricco del mondo, ma non conti. Quello che conta è quello che ha detto poco fa Andrea, cioè la potenza bellica. Quindi io ora vorrei augurare a tutti una serena giornata e domani mattina, insieme a papà Di Maio, a lavorare. E poi ricordo ai ragazzi che con la professoressa Mazzone ci sarà qui un seminario dalle 3 alle 5, no? Grazie di averlo ricordato. C'è il libro, naturalmente, è in vendita. Grazie. Domani alle 9. Che potente, che potente. Ma ti arrivava la mia posta?